Ragazzi, e benvenuti in questo nuovissimo video trash di merda e scrementizio. Prima di cominciare mi raccomando, in descrizione trovate tutti i miei link. Tempestate di like questo video, come sempre. Se non siete ancora iscritti al mio canale YouTube, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi nessun video, mi raccomando. Il mio Instagram, come al solito, ve lo tralascio possentemente qui, mi raccomando, venitemi tutti a stalkerare anche su Instagram. È il video che andremmo a visionare. Si intitola Yu-Gi-Oh! Gioco da bimbi minchia. E detto da lui è un complimento, veramente. Via! Buongiorno. 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 Oggi voglio dire due parole per cosa penso, perché Yu-Gi-Oh! Non è gioco da bambini. Scusami, allora perché nel titolo hai scritto Yu-Gi-Oh! Gioco da bimbi minchia? Che cos'è, un titolo clickbait? Clickbait, clickbait! Allora, prima di tutto voglio sapere qual è il motivo che secondo voi Yu-Gi-Oh! È gioco da bambini. Allora, te li posso tranquillamente elencare. Non c'è motivo perché Yu-Gi-Oh! Dovrebbe essere un gioco da bambini. È un gioco di carte collezionabili. Vediamo, c'è cartone animato. C'è cartone animato. C'è cartone animato e quindi dovrebbe essere classificato come gioco da bambini? Perché c'è cartone animato? Buongiorno. Buongiorno. È bambini il cartone animato. Che cazzo c'entra? Raga, il cartone animato di Yu-Gi-Oh! Il primo era bello. Quello con le moto fa schifo, fa veramente un cacare nero. Anche a calcio c'è cartone animato. E allora? Sì, i bambini giocano a calcio, ma non giocano bene, non sanno giocare. Fanno cagare i bambini, minchia. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Si dice bimbi minchia, no bambini minchia. E comunque sì, il gioco di calcio alla Holly e Benji, ma quello è fantascienza, raga. Non si doveva chiamare Holly e Benji, si doveva chiamare Frodo e Bilbo Baggins. Cioè, quando tirano il pallone da che è rotondo diventa ovale. Cioè, dal gioco del calcio se ne vanno al rugby. Cioè, io dico quelli che vanno al parco, poi ci sono anche professionisti bambini, ma... ma raramente, cioè, anche Yu-Gi-Oh! Vedi i bambini giocare, ma non sanno giocare, non capiscono un cazzo. Voi non sapete come si gioca, non potete capire. Beh, non è detto. Ci sono bambini che giocano a Yu-Gi-Oh! Che ti fanno un culetto così. Quindi non parlare troppo, fidati. Non parlare troppo, perché poi fai figure di merda. Non capiscono un cazzo di Yu-Gi-Oh! Se fanno deck di merda e giocano come nel cartone, ma non... Ragazzi, giocano come nel cartone. Ve lo ricordate come si gioca a Yu-Gi-Oh? Cioè, mettere la mano sul deck, sul mazzo, significa che vi siete arresi. Quindi state bene attenti a pescare la carta, pescatela così con due dita, non la pescate così. Perché sembra che mettete la mano sul mazzo ed è finita la partita. Yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah! Di Yu-Gi-Oh! Ci sono anche professionisti bravi come calciatori, giocano a calcio bene, Serie A, Mondiale, è tutto! Su questo non gli posso dire nulla, raga, ha ragione su questo, avrebbi pienamente ragione, e quando dico avrebbi significa che sono ironico, hashtag ironia, raga! Anche Yu-Gi-Oh! Ci sono grandi che giocano, ma giocano bene, come va giocato? Voi non sapete tutto questo? Per questo dite che da bambini. Ha leggermente un accento strano questo ragazzo, credo che sia del nord Italia. L'accento mi sa del nord Italia. Cioè, perché dite da bambini? Perché c'è cartone? Perché vedete bambini? Ho già spiegato, bambini non capiscono un cazzo. E se hai già spiegato, non parlare più, no? Cioè, bah, concludi qui il video e finisce lì, no? È inutile che continui a dire sempre le stesse cose, sempre le stesse cose. Cartone per bambini, ma Yu-Gi-Oh! Non c'entra un cazzo con cartone. Cartone hanno fatto così in più per guadagnare soldi, far comprare bustine. Ma i grandi non pensano a questo. Infatti i grandi non pensano più affatto. Dopo questo video non si pensa più. Tabula rasa, proprio cervello in out. Ragazzi, questo video trash di merda, escrementizio, gioco di carte collezionabile, finisce qui. E mi raccomando, in descrizione trovate tutti i miei link. Tempestate di like questo video, come sempre. E come in ogni video, anche in codesto video, la morale purtroppo è solo una. Buongiorno. Buongiorno.